scegli la difficoltà. Addirittura. Impossibile. Essenzialmente Resident Evil, la professional. No, andiamo di medio. No, non massi, no, non, io tra infarti e la difficoltà muoio, ragazzi. Cioè, datemi la pace dei sensi. Ma ora che bello graficamente, però. Come ha fatto la gente a paragonarlo all'originale, domanda? Oh, guardalo che bello, madonna. Cioè, come ha fatto la gente a paragonare il remake a quell'originale? Cioè, soltanto per la nebbia volumetrica, per le scintille, le luci, le texture, i dettagli, anche su questa cosa che c'ha sulla schiena Isaac. Cioè, magari a primo impatto può sembrare molto simile, ma io l'ho visto un po' l'originale. Deduco che questi stanno tutti per morire. Madonna, che bella sta cosa, proprio che devi aprire la porta. Vai, vai, vai. Se non muori, vengo. Segui il navigatore per trovare l'obiettivo attuale. Cioè, quindi io ho letteralmente degli obiettivi? Ok. Cosa hai trovato, Isaac? Che è tutto sfottuto. I sistemi di quarantena sono a posto. Un momento. Sentito? Sì. Sì, sì, lo sento. Hammond. Calma, Daniels. Riattiva quegli ascensori. C'è qualcosa qui con noi. Morco madonna, se messi dei scemi, vaffanculo. Ci sto capendo un cazzo. L'ascensore? L'ascensore. Porco Dio. Ciao. Io muoio. Isaac sporco di merda. Bellissimo. Tu rimani pure là e vaffanculo. Cut their limbs. Vai tranquillo, più avanti peggiora. Bene. Ah, ecco perché i proiettili, le armi da fuoco non funzionano. Perché devi tagliare gli arti. Cioè gli arti, la merda. Ruota proiettile. Oh. Ah, perché magari in base a come devi tagliare. Pezzo di merda. Sì. Mi sfogherò su tutti così, mi sfogo. Madonna, ma che bello. Tutto il gore con i muscoli si vedono. Che figata. Porca madonna di Dio, cazzo. Affanculo. Madonna, fammi passare. Io non sopravvivo. Ah, ci abbiamo veramente l'inventario. Oddio, no, l'inventario non blocca il gioco. Oh, Dio, perché mi devi fare questo? Vabbè, potete anche non andarvene, sembra che siete morti. Oh, c'è un save! Madonna, che belle esteticamente queste cose, però, eh. Cioè, proprio in generale l'estetica, però adesso mi sta piacendo un botto. Chissà se ci sta il gore anche quello proprio pesante. Interruttore. Ah, c'è solo una carica. Ma che figa sta roba! Andiamo al centro manutenzione, che è questo qua a fianco. Ehi, hey, chi era la porta, vaffanculo? Ma infatti poi come si chiameranno sti nemici? Schifi ambulanti. Prima guardando sopra è crashata a cazzo. Prima mi hanno strappati i timpani e poi gli occhi. Ho capito! Ma che cazzo però! Allora, là non guardiamo su! Ma io posso farmi il gioco così? Ora posso solo guardare a destra, sì. Soffia sul disco rigido e lo rinfilo. A breve Aerion è l'unica. Più piano! Non così forte! Adoro tutta questa interazione che devi avere con i pannelli, le cose. È molto semplice, ma è una figata. E questa è la cosa che a me mi affascina. Loro non sono alieni, da quel che sto capendo. Sono umani che si sono trasformati in dei mostri. Probabilmente tutti quei sorta di lame, sì, spuntoni, che cazzo so. Probabilmente sono le ossa che sono uscite da davanti, perché poi sono diventati tutti particolari. Cioè, figata! Chissà se te la fanno vedere da vicino una trasformazione in mostro. C'era bisogno di strillarmi nelle orecchie? È caduto un cadavere, Dio Madonna. Ci sono. Spoiler. Non ce l'ha fatta. Si è tranciato le gambe di netto, povero stronzo. Ti immagino infatti che possiamo morire come degli stronzi. Porca puttana, vaffanculo. Io non sopravvivrò a sta serie. Cioè, tra il caldo e gli infarti io muoio. Oh mio Dio, ma gli è partita la faccia, c'è il teschio. Ma che
cazzo stai a dire? Io sadico, bastardo. Ma che cazzo dici? Allora, quanti proiettili c'ho? 10. Totali? Non si può sapere? Ah, giustamente devo entrare nell'inventario. Porca Eva, ma c'è proprio la gestione dell'inventario. Figo in realtà, mi sa molto di survival horror. Sì, ma ho capito, quindi qua era per... Se dovevi andarti a dare una rinfrescata in bagno. Nessuno mi faccia prendere un infarto, per favore. Certo. Vedete tutte queste cose? Questi sono tutti i possibili punti di spawn. Ah, perché molto probabilmente nell'altro messaggio tutta la roba che era rotta, che era esplosa e cazzi e mazzi vari, è perché probabilmente c'erano sti cosi che giravano per i condotti, per la nave, che stavano a far bordello. Certo, quando vedi i mostri comunque Isaac rimane stranamente tranquillo. Io starei già strillando come un bambino. Isaac non ha paura di niente. Secondo me Isaac c'ha dei problemi mentali. È stato bellissima tutta sta roba. È per quello, ok? Non avevo capito la volta scorsa. Cioè, la volta scorsa non avevo notato che effettivamente il rig, quando appena arriviamo, è spento perché serve non tanto per te, ma per fare sapere all'astronave come stai, dove stai e perché stai. Cioè, quella nostra barretta dietro ci fa vedere il nostro stato di salute. Se in caso moriamo, che ne so, al controllo centrale gli arriva Isaac, non so come si chiama, Clark, una roba del genere, è deceduto, sta in un cattivo stato e compagnia. Ma che figata! Ho fatto veramente, raga, un lavoretto dietro le quinte che neanche l'EA, cioè sta roba si sarebbe dovuta metterla a falla l'EA, non io, per giocare un gioco che ho pagato neanche 60 piotte di più. Posso romperle? Perché? Per dare il jumpscare io. Cioè, lo faccio io ai mostri. Buh! Gli esco dal muro. Nicole se la caverà. È un medico, no? Cazzo vuol dire? Combatte con i bisturi. È una melee fighter. Che vuol dire sta cosa? Sì, è tipo COD, la fidanzata del nostro caro Isaac. Spawn kill! Ormai l'ho fatta talmente tante volte e sta zona mi ricorda a memoria dove state, stronzi. Vi ricordo a tutti. In caso vi ho voluto bene, ragazzi. Metto pure in pausa. Stiamo? Sono contento. Veramente mi sto per mettere a piangere. Ma in realtà lo sai che lo fanno secondo me apposta, Fiorella? Cioè, finché tu non li vedi, non te la fanno partire la musica. Si sentono i rumori, ma se tu non ce l'hai in visuale, non te la fanno partire. Per quanto facciano sti rumorini, loro sono molto silenziosi. Cioè, non riesci a capire dove cazzo stanno i bastardi. Quello poi ti giri e fanno pieno infarto. Che tra l'altro c'ha un braccio che gli esce dallo stomaco. L'intestino ha fatto una mano. Ma che figata! Capito, però Isaac, una torcia a spalla potresti pure averla, Dio Madonna. Boni, eh. Oh. Porca puttana, vedete che finché non li vedete non parte! Ma io posso anche tipo... Nì, nì, nì. Che tra l'altro io non devo fare neanche tanto così lo sgargiullo, perché tanto lo fanno apposta in realtà. Quando vi stanno tipo flencando, quando vi stanno flencando, stanno zitti sti stronzi. Stanno zitti, zitti, non si fanno sentire le merde. Io muoio. Nella vita vera, però andiamo a riaccendere le luci. Grazie di Padre Pio. Bubussettete! No. Che bello come Isaac sta in mezzo alla morte. Fa pipiripipi, cammina trallo trallo proprio. Figlio di puttana! Ma fai la finta! Ma che figo! Si mettono per terra e fanno i finti morti! Infatti dicevo, aspetta, questo non mi sembra smembrato. Ok, annoto. Mai fidarsi di un cadavere non smembrato. Porca madonna. Scusate, allora, in questa serie ci saranno tante bestemmie. L'avete capito? Non ce la faccio. Cioè, raga, mi spavento con le porte che si aprono. Io come cazzo faccio? Nessuno si alzi. Vi straforo il culo. Però siamo riusciti a fare tutta questa sezione senza crashare. Mi sembra una vittoria per tutti. E fu così. Adesso, prima di salvare, neanche il black screen, esplode il computer. Mi parte una gamba ed inizia il mio momento da villain. Che tra l'altro, facendo i test, non so perché, sparando al bambino... Se sente piange nell'aria. Quindi o Isaac è matto in culo oppure non si spiega. Comunque zio, tu non stai bene, eh? Cioè, secondo me Isaac qualche problema mentale ce l'ha. Raga, non vado a prendere il braccio di una persona. Oh, ma sti cazzi, lo lascio via. Cioè, Isaac non è sano. Dove cazzo devo andare? Di là. Porca madonna. Il bello è che questa roba mi ha fatto infartare anche la volta scorsa. Me l'ero dimenticato.
Ah, io pensavo fosse il mio cuore. Perché si sente un cuore? Ah, perché quando fa troppo melee. Dato che mi piace esplorare in sto gioco, perché c'ha sta telecamera a spalla, ma che è gestita in modo differente rispetto a un sacco di altri third person shooter. Mi piace veramente un botto. Lì c'è un possibile punto di spawn. Io sono entrato in modalità CS. Tanto se è capito che ormai sono quelli o i soffitti. E ho capito, ma potete farla pure una chiamata normale. E ci credo, Star, se ogni volta che ti chiamano ti fanno dentro agli orecchi. E cioè, io che cazzo devo fare? Tanto lo so che prima o poi da questo ascensore sopra qualcuno mi fa prendere un infarto. Io muoio in live, ci chiudono il canale. Bello come Isaac si gira. Che cazzo ci sta? Eccola qua, tutta di livello 2, mentre la capacità dell'inventario ha 18 slot e fornisce il 5% di corazza. 10.000, la madonna. Però sta cosa, il pisellino d'urgido lo fa venire. Ma che tra l'altro poi l'Ishimura sembra chissà che cazzo di... Chissà che cazzo di posto tetro e compagnia. Se ci fossero delle luci normali, la gente che ti saluta e compagnia, non è brutto. Esatto, cioè perché adesso ci sta l'horror sopra, però era una nave figa. Modulo cinetico. Un altro power up? Davvero? Ma che cazzo stai a te? Ma che... Bello! Lo sapete, raga, io sono fan della telecinesi. Me ce chiudo con queste cose. Non la posso sparare? Le! Invece sì. Voglio tirare qualcosa in bocca a un mostro. Voglio vedere se ha effetto. Minchia, tutta questa fisica. Immagino che adesso altro che mi fa il black screen. Mi esplode il PC. La telecinesi la uso in modo particolare. Vedrai che è ficata. Ma io voglio tipo tirargli appresso la roba. Oppure che prendo i loro artiglietti di merda e glieli tiro in culo. Madonna. Perché loro giustamente cominciava a morire la gente, li impacchettavano e da quei pacchetti uscivano gli stronzi. Mira di prossimità. Ah, non mira, mina. Vabbè che giustamente una roba del genere dove scaturisce prima dall'ubitorio. Porca madosca, vaffanculo! Ci hanno attaccati. Ma esplodi! E quell'altra stronza! Ma infatti io non andrei nell'ubitorio dopo aver visto sta roba. Ah, è questo l'ubitorio. Minchia, l'hanno barricata proprio così, l'hanno saldata. Raga, la visuale non si... Che c'è? Eh? No, non ho capito, ripeti. C'era qualcuno che mi faceva... Waiaia, ma beh! Dentro all'orecchio. Signora, è inutile che lei sorride in quel modo, perché qui sono cazzi amari. Oh. Beh, giustamente hanno cercato di studiarli. Madonna. È proprio come se l'organismo umano si trasformasse in qualcos'altro. Cioè, usano pezzi del vario organismo per farci altre cose. Tipo, appunto, c'erano quelli che con l'intestino ci avevano fatto le mani. Infedeli. Addirittura. Ma raga, ma guarda che veramente secondo me c'entra la chiesa. Se usi la telecinesi sui nemici morti, gli strappi le lame. Oh. È vero che non ci ho provato a farlo. Così. È fatta proprio apposta. E quindi posso tirarla? Minchia, proprio proiettile che mono uso. Meno male che c'è dell'ossigeno dentro. Oh, bellissima sta roba. Ma che figata. Ovviamente i necromorfi neanche respirano, quindi vanno avanti che a mentalveare, a istinto. Usa i propulsori degli stivali e della tuta per muoverti a gravità zero. Ma che cazzo stai a dire? Ma raga! Sì, no, dopo un po' ti gira tipo la testa, perché già tipo da come sono arrivato sto storto in realtà. Sì, perché devo girarmi con... Dio, madonna. Salve, quello come posso prenderlo? Così? Non mi devo più avvicinare alla roba. Ma che cazzo? Forse questi no. No, ok. Che era un oggetto di trama. Ma vaffanculo, pensavo fosse un kit medico. Madonna, che bella tutta la gravità zero. Ciurma, mi faccio Conan. Scusate, sono un rincoglionito. Stavo pensando ancora al capitano. Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attivata. Sì, vai. Dammi le tue unghie, merda. Se si disattiva l'allarme mi sposto, altrimenti no. Spoiler, non si disattiverà. Figata, però mi è piaciuto sto scambio di colpi. Bellissimo. Adoro la fisica, il poterla usare e compagnia. È una figata veramente assurda. C'è qualcun altro a cui non ho strappato le unghiette? Grazie. Ma guarda che bastardi che li mettono apposta tutti questi rumori nei condotti, sul soffitto, dietro.
ce n'era un altro, l'ho sentito. Ricarica, stronzo! Dove cazzo è andato? L'ho spedito sulla luna. Bellissimo però, ma quanto mi piace il combattimento. Cioè, finché non mi fanno prendere degli infarti, io sono tranquillo. Io sono me stesso. C'ho il cazzo. Il cazzo, quello speriamo tutti. Però nel senso, c'ho il cago in culo. E Isaac, io non so come dirtelo, ma se è successo quel che è successo chissà da quanto su sta nave, io non so quanto sia viva Nicole. Che lei ha cercato di curare un paziente che c'aveva dei problemi mentali, cazzi e mazzi vari. E io non vorrei che sta unitolo, o come cazzo allora si chiama sta chiesa, abbia trovato qualcosa su sto pianeta e sta roba ha cominciato a scombussolare mentalmente la gente. Quindi hanno trovato sta sorta di manufatto e magari l'hanno portato qua sopra. È questa roba che fa piglia male le persone, fa impazzire, fa le visioni e compagnia. Per questo dice che è una cosa tipo gli dà le rivelazioni. Cioè magari la signorina che si vedeva il padre a fianco al letto è perché magari era una possibilità tra virgolettoni per parlare con il padre. Però nel senso, com'è collegata ai necromorfi? Cioè magari è una cosa che a lungo tempo che lo senti o ti influenza, ti trasforma in necromorfo. Esatto, c'è sta cosa che giustamente ascendi perché non puoi più morire. Tecnicamente sei già morto, no? E quindi l'evoluzione umana, l'essere tipo una sorta anche di mentalveare forse. Vabbè, fatto sta cacchia, si è fatta la puttanata come al solito. Perché sento dei bambini? Aiuto! Aspetta, anch'io! Mi aiuti! Merda! Ci sono dei bambini assassini. Ma col cazzo che io c'entro là dentro? Spoiler, ci devo entrare. Vedi, perché le bambole facevano cose strane. Ma secondo me in realtà è qualcosa dentro la testa di Isaac. Cioè io più vado avanti, per carità, intelligente tutto, ma c'ha avuto un'infanzia non propriamente bella. Cioè secondo me lui qualche problema mentale, non dico serio, ma quasi. C'è... Non li devo uccidere così? Ma volevo sfogarmi. Ah, forse perché quando cacciano fuori i tentacolini glieli devo staccare, perché alla fine è sempre quella l'antifona del gioco. Rip and tear, letteralmente. Ah, loro addirittura ti crescevano in bottiglietta? Cioè, questi sono tipo i bambini però perché? Ok, loro creano umani in bottiglietta per poi usarli come pezzi di ricambio per gli umani. Crescono, sono umano, gli tolgono la cornea, le braccia, un fegato, un polmone e compagnia. Porca puttana, ho capito, piano! Quale gioco potete schiacciare dei feti aborti mostruosi? Pensateci. Ciao, capità! Lei non ha fatto Conan? Che figata! No cazzo, li sta attivando tutti. Ma ancora vivo sei! C'è qualcosa che li attiva. Io pensavo fosse una cosa mentale. Prima era mentale, li faceva morire e poi si sviluppava in una trasformazione. Mentre no, c'è proprio qualcosa. C'è una sorta di, chiamiamolo per adesso, alfa, che invece li trasforma. Porco madonna! Ho capito! Vaffanculo però! Come se avessi qualcuno qua dietro, ragazzi, pronto col violino, che appena lo guardo, che sa! Vaffanculo! Ho finito le munizioni! Sì. E che cazzo c'è? L'esercito della salvezza! Vaffanculo! O fanno un cazzo o fanno troppo! Cosa? Chi?
Dove? Cazzo di rumori. The Space, oggi giri male, eh. Mi secco a tutti, se non muoio di infarto prima. Perché cazzo sono sceso qua giù io? Ah, minchia, mi ero dimenticato che c'era un corridoio. Che cazzo è quello? Cioè, perché sti cosi mi sembrano molto classica cosa tipo da mente alveare, no? No, ma secondo me non è una madre della nitrata tipo all'alien. Perché hanno trovato un qualche cazzo, ma non mi ricordo, l'abbiamo letto in qualche roba scorsa, tipo un idolo, a cui la chiesa è molto molto interessata. Che tra l'altro, se effettivamente è una cosa mentale, mi piace anche un botto l'idea, perché la chiesa magari trova qualcosa da utilizzare come oggetto di culto o per instillare il proprio culto. No, no, bisogna trovare sempre un nuovo... pure nel save! Dammi la lama. Togli. Cazzo di merda, pure nel save rompete i coglioni. E infatti io sono sempre più convinto che secondo me Isaac se la sta a sognare. Secondo me Isaac cosa se la potrebbe sta a sognare. Però me puzza, nel senso, se la sta a sognare, ok, ma intanto la compagna sulla nave di Isaac l'ha vista. Quello era un cazzo di video. Finché è una cosa mentale, le allucinazioni, ok, ma un video è un video. Un video è qualcosa di fisico, a meno che appunto ta roba non l'abbia costretta prima di... succhiassela di farlo. Sega industriale a distanza. Sprecheremo un po' di... Come succedono gli incidenti sul lavoro, ragazzi? Voi sparate una lama di una sega, vi ritorna indietro, vi toglie un'attacca. E con quest'altro... Ma che figa, perché giustamente magari è fatta per lavori a distanza e quindi usa una sorta di telecinesi. Porco! Gnò! Ho capito. Sono smussato in ste cazzo di... Gli sto facendo un grattino. Ah, beh, è vero. Giustamente devo potenziarlo. Sicurezza, annullamento generale richiesto. Cioè, in generale dobbiamo aprire tutte le macchine del circondario, vabbè. E tra l'altro, vedete, c'ha delle mani che vengono create dall'intestino. Cioè, questa è una figata. Come detto da lei, i tessuti vengono assorbiti e ricombinati. Eh sì, tra l'altro, qua si vede nell'X-ray dei necromorfi che l'avambraccio si spezza e prende parte del gomito e poi l'altra parte diventa la lama. Ma che bello, cazzo. Ma che bello, mentre... Ecco perché da davanti sono così resistenti, mentre il torace, lo sterno e tutta quella roba lì, le costole, diventano una placca qua davanti. Cioè, sono ultra resistenti in testa, che sono le zone quelle nere dove ci sta qualcosa, nel petto e compagnia. Le parti quelle più chiare che noi tagliamo sono gli avambracci, le gambe che più sono più sottili. Figata. Scusate, questo era il momento... Autopsia. Loro effettivamente ricombinano la roba che già c'è, quindi prendono tutte le ossa, indeboliscono delle parti ma ne rafforzano altre. Perché giustamente, e sono anche intelligenti, perché l'essere umano che cosa pensa subito? A sparate addosso al torace perché ci stanno il cuore, gli organi vitali, mentre loro hanno fatto proprio l'inverso. Cioè, si sono evoluti, si sono trasformati affinché siano controintuitivi anche. A parte che è difficile, perché sparare con un'arma con i proiettili verso gli arti è un puttanaio. Minchia, io li sottovalutavo, in realtà sono veramente intelligenti, perché hanno fatto un tra virgolettoni attacco a doppio fronte, perché c'erano quelli che erano influenzati da sto pisello, mo non mi ricordo di nuovo, sto marchio, che facevano le rivolte, rompevano i casi, facevano tutte le cose, però erano ancora umani perché erano solo influenzati qua dentro, mentre dietro le quinte c'erano i necromorfi che cominciavano a sabotare la nave, che toglievano il carburante, che rompevano le cose, e tutto questo probabilmente per riportare il marchio sul pianeta, perché l'hanno detto, noi ci stiamo piano piano entrando nell'orbita del pianeta, loro non vogliono che portiamo via il marchio. Mi sta intrigando la trama. E allora Isaac, potrebbe essere veramente tanto che tu te la stia sognando la tua cara mogliettina. Alla whoop! Lo sapevo che stavi dietro sul filo del ban, ragazzi. Porca puttana. Ah, ma sono tornato. Ma resuscita qualcuno adesso, merda. Allora, sta cosa che c'è l'ossigeno ovunque, quanto sta per esplodere sta zona da 1 a 1000? Registrazione della chiave di sicurezza. No? Io, raga, mi porto appresso tutto. Life support lightning. Qua letteralmente ti dicono, vuoi cagarti addosso o vuoi respirare? Ti faccio una proposta. Guarda, preferisco non respirare. Fate i cazzi vostri, scappate 100 anni. Oh, schiva, destra, sinistra. Bambini. Però mi piace un botto anche esplorare. C'è proprio il movimento, sta cosa di sentirti sempre in pericolo, i rumori, i continui piccoli eventi, lui come si muove, come gira, anche come guarda lui in giro. È una figata assurda. Abbiamo un carico tettonico attaccato al culo.
cazzo è sto rumore? Ho sentito una bestia enorme. Che cazzo era? Ah, ma è qualcosa che ha caricato attraverso la cosa, ragazzi. Pensavo fosse un muro. È una sala cinesca. No, diciamo pure i tank, mo sti cosi. C'è un save. Quanto mi puzza sto save. Mi puzza veramente di cazzo in culo fortissimo. C'è scritto proprio sul save: mo so cazzi tua. Ti vuoi chiudere? Non si vuole neanche chiudere, ragazzi. Si rifiuta di chiudersi. È tipo Undertale. Sta rimanendo determinato. Che doveva caricare la cutscene. Sono contento perché abbiamo un attimo capito qual è il problema. È greve, sì, però poteva essere peggio. Al massimo vedete io che bestemmio un po' di più, porca madonna. Isaac, devi cambiare arma. Sì, no, Isaac, in realtà, già che non sia morto d'infarto. Cioè, Isaac, tu come non sei morto d'infarto? Ok, ecco che cosa ha fatto sti bei fori. Lancia fiamme. Potrebbe essere un gioco in cui è utile. Ma perché è tutto... è tutto così? È tutto mini mini. Oh, madonna. Ma che cosa figa. Che cos'è? Ma cazzo, ma so veramente i Flood. Ecco un altro modo per infettare e trasformare, sì. Io vi dico soltanto con una bomboletta di propano. Chiunque esce da una finestra, puta caso, se la ritrova sui denti. Io ve lo dico. Madonna, che figata. Oh. Cioè no, dei proiettili, eh. Madonna, è diventato veramente Doom. Che è stato bello sto scambio dei colpi. È stato veramente fighissimo. Siamo in rotta per l'orbita geostazionaria. Vuoi attraversare i detriti delle tribellazioni? Sì, con la difesa antiasteroidi. Il sistema SDA è offline. Io qui ho le letture. Hammond, la Ishimura è mal ridotta. Ma anche perché, ma che idea del cazzo, zio. T'ho detto 74 volte, bro. Guarda che è un puttanaio. La nave è stata distrutta più e più volte. Hanno riparata, hanno devastato nel culo. Sta mezza distrutta, sta mezza che sta andando verso l'orbita. Andiamo in mezzo all'asteroide, sì. Ma che cazzo di idea. Tu sei scemo. Ma tu dovresti essere anche un capitano o qualche cosa del genere. Sono io. Nicole, sono qui. Nicole! Isaac, quella te la sei appena sognata. Sarà che magari ormai c'ho la mentalità che va verso quelle cose, ma Nicole mi puzza di o visione o tizia che è diventata lei stessa matta. Ma che tra l'altro, chissà, questo gioco ha delle boss fight. Oh, porca puttana! No, ce l'ha dietro il punto debole, credo. Lo so, rincoglionito. Corri, scappa, c'è il Nemesis. No, dove vai? Come siamo su DBD, ragazzi. Va buono, buono, buono. Aspetta, perché devo capire senza stasi a te come cazzo te posso sconfiggere. Che non sia veramente con la voglia di Padre Pio. Ah, perché forse posso ritirargli in faccia i suoi proiettili. Facci i cazzi suoi. Ce l'ho dietro, vero? Ti stai a guardare dietro. Sì che ce l'ho dietro. Ce l'ho dietro. La sedia non è stata efficace. Vai, spara. Le becca. Ok, si chiama Bruto questo. In base all'articolo 5469, io, dottor Terence Kane, dichiaro il capitano Benjamin Matthews non idoneo al servizio. Sei un eretico. Tenetelo. Ben, non sei te. Lascia che ti aiuti. Traditori, giù le mani. Questa sì. È la mia nave. Oh mio Dio. Lui. Voi. Cercavo di aiutarlo. Dottore, ha ucciso il capitano. Dobbiamo arrestarla. Non puoi. Se gli altri membri della chiesa mi prendessero, loro... Fermo! Sicurezza! Cioè, scusa.
Arrestate il medico perché il capitano era un coglione. Perché questo si è lanciato addosso. Si è preso una siringa nell'occhio e è morto. Ma che modo di merda di morire. Vai, sicuramente sarà stato perché era influenzato, eh. Raggio a contatto, una railgun. Madonna. Madonna. Ah, ma è perché la roba che viene a contatto? Ah no, ok, l'ha spara dopo averla caricata. Ma bellissimo. Scusa, voglio usarlo su qualcuno. Kame. No, no, scusate. Non so come prenderlo. È praticamente l'arma di Symmetra. Che esatto, è più Zarya, perché è tipo thick. Tanto lo so che qualcuno di questi adesso si alza, si trasforma. C'è che cagotto a fischio ancestrale. Vieni qua, bambino! Al volo come un tordo. È bellissimo perché la fisica che hanno fatto per i paletti è volutamente sopra le righe. Cioè, è volutamente che loro schizzano via come delle robe verso il primo muro che trovano. L'unico gioco dove effettivamente puoi uccidere dei bambini. Cioè, uno dei pochi. Cioè, non perché sono un sadico bastardo, eh. Cioè, almeno non del tutto. Però figata. Porco! Che state calmi, bambini di merda! Quanto mi piace quest'arma! Che cazzo è? Oddio, un altro bruto! Ma capito, ma scusa, me ne hai fatto affrontare uno prima, un altro così! Plus ultra! No, non è servito un cazzo! Oh, gli posso staccare addirittura, perché giustamente pure i suoi di arti sono punto debole. Ma che figata! Perché l'altro l'ho ucciso a suon di pizze, ma questo gli ho staccato proprio gli arti. Ma poi questa roba, scusa, ma viene fuori da una persona sola, ma no! Oh, il suo braccio è una persona! Staccatura del suo braccio, la testa del braccio, dell'osso, era il cranio di un'altra persona. Ma che cazzo di figata di roba è questa? Questa è roba bellissima. Perché non mi fai sparare? Isaac! Isaac! Quello non è da ascoltare. Quello è da nuclearizzare. Se tu vedi qualcuno sgozzato, aperto, che te fa rendici uno, tu gli spari. Non me fai il mirino verde. Col cazzo. Lo carichi. Gli dai fuoco. Lo fai esplodere. Lo trapani. Il mirino verde mi fai. Ma tu sei scemo. Ah no, che non è che qualcuno che sta ballando la lambada. È che giustamente siamo nella parte alta che si sta prendendo una sbregata di asteroidi. Cioè io devo uscire fuori nella tempesta d'asteroidi. Io! È questo, immagino. Ma che figata! Ma che figo! Lo sincronizza giustamente con la nostra cosa. Ma che bello! Certo, Isaac, tu sei matto fragico, io te lo dico. Ah, ok. Stavamo dicendo, insegnando al puntamento, ai cannoni. Raga, voi dovete sparare a quelli, mi raccomando. Hanno animato i pezzi? Che cazzo è che mi seguiva? Tipo una spina dorsale? Perché giustamente se possono trasformare qualsiasi materiale organico. Però io ho paura se adesso ci stanno anche le frattaglie che mi inseguono, ragazzi. È come se voi entrate dal macellaio e vi attacca il prosciutto cotto. Ma stai ancora qua? Loda il sole, puttana! Ah, ma se gli dai fuoco, non spawni i figli. Vi seguo forti... Non ho detto niente. Certo, sulla tutina dell'ingegnere ce la potevano pure mettere una figa di lucettina, eh. Visto che sai, stanno sempre in dei posti di merda. Va bene, qua era proprio per i soldi. Buono, corri. Urca, ma ne vaffanculo! Dammi quella cazzo di lama. Raga, non hanno fatto un rumore. Uno. Cioè c'era un cazzo di bloater di là, un cazzo di stronzo qui e le frattaglie del macellaio che correvano. Dio Cristo, non hanno fatto un rumore. Sto sospirando tanto, sì. Mi è preso un colpo. Tu sei vivo? No? No. Però
lavoro figo, eh. Ti tiene sempre con la caghetta al culo, ti tiene. Questa è una cosa fighissima. Per adesso, se il governo mi pare un po' così, gli unideologisti sono proprio schizzati. Vabbè, voi siete schizzati male, perché voi avete visto nel vostro cervello la gente che viene squartata, che viene esplosa, che viene smangiucchiata, che si divide, che si trasforma, e l'avete interpretata come segno divino. Cioè, vabbè, che in realtà di Bibbia e tutto quanto roba divina non è veramente bella come pare, però cristianesimo lo è. Sì, esatto, perché gli angeli in realtà non sono propriamente belli. No, no, beh, per carità, nel meme c'è un fondo di verità, perché è vero, gli angeli sono qualcosa che proprio nella Bibbia molte volte dicono che quando la gente li ha visti tipo gli esplodono gli occhi, ste robe così. Posso capire che magari l'hanno accostato molto vicini a Arlok. Dopo 400 anni poi chissà come cazzo si sarà evoluta la chiesa, perché c'è sta pure quello da dovesse mettere un attimo a calcolare. Cosa? Ma anche se chiedessi, immagino che lei non sia molto loquace. Ma in realtà in sto gioco pure. Capito? La mia stasi dura 2 minuti, la tua all'infinito. Vabbè. Si rigenera! Non lo posso uccidere. Sì, immaginavo si stava rigenerando come una merda, lo schifo. Ah, l'ho chiuso là dentro. Un cazzo! Hanno cercato di curarla. Lei è colto da intuizioni divine, signor Eris. Io potrei interpretarle. Dio parla attraverso il marchio. Deve essere ascoltato, ma non posso darle nulla. Ci provo, ma tutto scivola via. Come se rimanesse bloccato dietro i miei occhi. È il modo migliore per recuperare tutto questo. Avrebbe conseguenze spiacevoli, a meno che mi dica, signor Eris. Conosce il termine rigenerazione? Gli ha staccato gli occhi? Questo è palesemente per dirgli: senta, lo sai che lei si può rigenerare? Sta nascosto dietro all'occhio, m'ha detto? Ok, ci penso io. Si fidi, l'ho fatto 1 milione di volte. Sta frase mi ricorda veramente Baldur's Gate. Là dietro, corri! Non ti chiudi la po... Chi cazzo mi ha ringhiato dietro al culo? Vabbè, ci sarà la boss fight con sto pezzo di merda, capito? Ci ho preso. Bisogna congelarlo e farselo forte. Ma voi state schizzati, fragili proprio. Oh. Devo bloccarlo là dentro. Avvia il processo criogenico. Sì, devo imbottigliarlo. Vaffanculo, sti bambini di merda. Bravo, Isaac. Corri! Ico de puta! Ah, cioè proprio lo imbottigliano istantaneamente. Ah, eccolo il famoso campione di tessuto. Era il suo. Che male potrebbe fare un po' di frutta fresca? E fu così. In realtà era frutta fresca esplosiva. Porca madonna. Ma quella roba devo spammarla o devo premerla, Dio Cristo? Yeah, spam, ok, perché quell'HUD è veramente... Che cazzo vuol dire? Ogni volta non capisco perché Isaac continua a fare lo sbirichino. Ma da dove è uscito? Ah, dal culo del tizio. Mi dispiace, hai mangiato pesante. Un'altra arma, pistola a campo di forza. Ma ho capito. Ma qua ha trovato tutte le armi del gioco. È appena apparso proprio l'arsenale completo. L'achievement. Garry's Mod? No, è lo stereo di un Maranza. Madonna, tutte le costole. Che bello anche il dettaglio di quella membrana che c'è tra le varie costole. Ma che figata. Comunque io sta cosa sarò anche uno schizzato di merda. Ma adoro troppo l'anatomia fatta come Cristo comanda. Vabbè, questa è letteralmente una pistola che ti depella. Ti toglie tutta la pelle. E atmosfera tropicale. Ambiente terapeutico disattivato. Ambiente terapeutico attivato. Non la faccio più. Vuoi l'ambiente tropicale? Lasciamo l'ambiente tropicale. Io non faccio caso, non faccio. Questo è letteralmente ogni padre quando tocchi il termostato. Cazzo, abbassata la temperatura. E strilla. Non ho mai visto niente di simile. Non ci giocherei la reputazione, ma questo potrebbe essere una forma di vita aliena. Sì, vede, ci avevo preso sta cosa. Cioè, siamo nel 2400 e cazzi e mazzi vari, ma loro effettivamente non hanno mai trovato una forma di vita aliena. Questa è la prima volta che si trova qualcosa del genere. Secondo il professor Rowley, si tratta di un terraformante. Ah, ok. Minchia, ma
ma i necromorfi però c'hanno delle forze molto ben specifiche. Cioè c'hanno il tank, c'hanno quello che rianima i morti, c'hanno quelli minori che servono a creare i morti, c'hanno sta roba che, per quanto magari è in termine sbagliato, è una sorta di macchina terraformante. Cioè questo è un leviatano che tu lo piazzi sul pianeta dove tu vuoi andare e te lo terraforma, te lo rende sto schifo, sto aborto molliccio de merda e compagnia, perché è l'habitat perfetto per i necromorfi. Oh porca puttana, c'è un bruto. Corri, corri, corri. No, c'è la merda, per te c'è anche la merda. Plus ultra. Cazzo, mi ha colpito, però ce la dovremmo fa. Madonna, ormai sti cosi me li magno. Madonna, quanto mi piace però sto gameplay. Cioè, questo è proprio uno di quei gameplay, raga, che io... Ma veramente il New Game Plus me lo farei più che brutalmente. Cucù. Madonna, che bella sta scena. Quello è il cervello. Questo è il cervello di un bambino. Oh, madonna, che bello. Vaffanculo. Vieni qua, cucciolo. Tra l'altro, quella è una figata, perché appunto, essendo che sono i polmoni, cacciano fuori sto gas velenoso, è una figata. Nel gore, nello schifo, c'è una motivazione. Che tra l'altro, all'inizio live stavo dicendo, io in realtà ho fatto confusione per un sacco di robe, perché di recente stavo cominciando a montare le prime clip e io pensavo inizialmente che la CEC fosse il governo, mentre no, la CEC è essenzialmente una delle società più grandi di estrazioni millenaria, perché immagino che, come al solito, 2400 e quando cazzo è, la terra ha finito, i minerali, tutte quelle robe solite, insomma abbiamo fatto gli umani, e quindi è una delle compagnie più fighe. E in realtà, riguardandomi anche il tutto, ho notato che probabilmente Unitology già l'aveva scoperto uno di sti marchi, perché ho riguardato tutti i documenti, le robe e compagnia, e per adesso almeno non c'è un documento dove dice l'abbiamo studiato e abbiamo detto l'abbiamo chiamato il marchio. Cioè loro già sapevano si chiamasse il marchio e cazzi e mazzi vari. Quindi molto probabilmente tutta la chiesa dell'umanità, ste cose così, nascono proprio dal ritrovamento sulla terra magari di uno di sti cosi. Perché poi se uno ci pensa, ovviamente, rendici di nuovo uno, tutte quelle cose, la chiesa si chiama Unitology. Nel senso, quindi non vorrei che in realtà la chiesa ha fatto la porchettonata. Nel senso che, col fatto che il marchio porta conoscenza, non vorrei che loro magari hanno cercato di studiarlo per ricrearne un altro. Ci sono riusciti, l'hanno portato qua, l'hanno messo sulla colonia e hanno fatto bordello. Cioè quell'altro che magari hanno ricreato ha fatto tanto tanto bordello. O cazzi e mazzi vari. Andiamo avanti, era giusto per rifare un attimo il punto della situa. Porto aperto, ma il leviatano è forte, è sulla parete del deposito viveri, più in cima. Non c'è tempo, vado, gli faccio mollare la presa. Ah, Isaac, veramente, vero soldato. Ma quelli sono tutti drop, quindi non c'è per niente una boss fight, ragazzi. Cosa ve lo fa pensare? Ah, ma è un boss. Ah, ecco cos'è che ci attaccava. Eri tu. Ah, devo aspettare che attacchi. Sembrano palesemente dei peni alieni. Tocca a te. Vai, cucciolone. Cavolo, potremmo riuscire davvero a fuggire da questo incubo. Ma secondo me morite tutti tranne Isaac. Raga, sento dei violini. Che cazzo è? Ma c'è sta il Nemesis davvero? Mi segue per i corridoi. Beware trap ahead. Cazzo è? Scusa, sotto c'è scritto... Ah no, è scritto tipo mezzo in inglese, mezzo con quei simboli strani. Madonna. Ah, qua è ok. È la roba dove magari estraggono i minerali. Sì, laggiù ci sta la robettina che scava. Vai! Esci! C'ero io dietro l'angolo. Con l'ulti di Zarya. Sì, ha sentito veramente l'onda energetica. Ha detto no, forse è meglio farmi i cazzi miei. Destra o sinistra? Sempre destra. Sono tentato di andare a sinistra. Ah, questo è corazzato davvero. Ho capito, ma che t'ho fatto? Che trick. Vogliamo fare a cazzotti? Quest'arma spaventa, ragazzi. Ogni volta che la caccio fuori scappano. E cazzo. Minchia, ha rimbalzato. Ha rimbalzato, ha preso quello dietro. Isaac, ha
Isaac, rispondi alla tua fidanzata. Ma lei non doveva stare tipo da un'altra parte totalmente? A meno che quel piccolo momento in cui hanno guardato il marchio non l'abbia scombussolati. Però è vero, mi ha aperto anche le porte. Come ti raggiungo? No, lancia il radiofaro di soccorso. Qui è pieno di condotti di manutenzione. Ti raggiungo. Quanto me puzzi però. E ci unirai di nuovo. Raga, non è che dice ci uniremo di nuovo così a random. Non so perché, ma sento odore di culate, anch'io, sì. Cioè, poi tutta sta cosa magari è veramente viva e basta, eh. Però il mio istinto da gamer mi dice di no. Cioè, a meno che noi in realtà non stiamo vedendo la signorina con cui parlavamo con la faccia di cosa. Se non può controllare le macchine, ma soltanto le persone cazzi e mazzi vari, magari il marchio ci sta a far vedere la faccia della signorina con cui stavamo a parlare prima, qua la faccia di Nicole. Però perché rimane al gioco? Se tu dall'altra parte c'è una persona che ti dice ti amo, Nicole. Perché anche lei probabilmente ci sta sotto. Sì, no, beh, lui per adesso ancora non è troppo influenzato effettivamente dal marchio. Perché c'ha avuto quell'attimo che gli ha flashato che tutti quegli effetti nell'ascensore. Quindi qualcosa magari un pelino l'ha intaccato. Vediamo come prosegue. Senza troppe pippe, non è Dark Souls, ce le diranno le cose. Vedete che comunque ci ho preso davvero. Cioè notate come ogni cosa nuova che faccio tira una laggata, poi la rifaccio no. Cioè se io adesso sparo con la lama, secondo me staggera. Però se lo rifaccio, no. Come fate ad ottimizzare un gioco così male? Porca puttana! È bello che qualcuno è riuscito anche a commentare sotto a qualche TikTok. Pace all'anima sua, perché io dovete sapere, come avevo detto, c'ho un collaboratore che cerca di schermarmi da questa merda. Quindi ogni tanto se ci sono spoiler, cose grevi, li cancella. E c'è stata anche gente che mi ha detto no, ma è il tuo PC. Dio, venditore di kebab. Sì, vieni bambino, vieni a casa, vieni. Comunque immagino Isaac, bambini di merda, boom, con il raggio laser. Ma effettivamente tutti sti dialoghi, voi mi avete detto che nell'originale Isaac sta zitto, no? Cioè loro parlavano con un muto. La Madonna dell'Incoronata. Cioè loro parlavano con una persona che non gli rispondeva, quindi. Loro sì, parlavano con uno che gli faceva yes e basta. Con uno stand parlavano. Ma perché infatti ora che ci penso uno può vederla anche in quel modo. Cioè può vederla come in realtà lui era, col fatto della madre compagnia, era estremamente chiuso in se stesso e quindi se ne sbatteva la ciola degli altri. Pure quell'effetto ci stava. Questo è gameplay proprio. Porca madosca di tua madre quella putta. Il cuore saluta. Sì, è uscito dal petto per un attimo. Neanche Willy il coyote. Ma ho capito, ma non così. Aspetta, Isaac. Cosa ho toccato per sbaglio? Cosa ho toccato? La bacca sta a far così, Dio Madonna. No, questo non è il pavimento. Era il muro. Ah, quello è il pavimento. Porca puttana, che cazzo di trip. Poi mi raccomando, 2400, però non vi fate venire in mente di differenziare pavimento e muro. Madonna, perché la loro idea è, non l'avevo capito, è appiccicare il radiofaro a sto stronzo di pietra e mandarlo via. Quindi mi sa che devo appiccicare da qualche... eccolo lì sopra, il radiofaro. Madonna, infatti dicevo, scusa, ma che cazzo gliene frega a loro di sto robo? È per questo, ok? Sono ricoglionito, scusate. Ah, Dio, l'attenzione che c'ho in live è sempre da morto. Ma questi sono tipo i dissipatori. Bello l'effetto del caldo con la sfogatura. Espulsione d'emergenza, come capitolo, sembra io dopo che sono andato all'All You Can Eat. Cioè la stessa cosa succede. Scusa, ma allora perché mi metti due cose di stasi? Cioè, a meno che non le posso assorbire. Ma è un hunter? No. Porca puttana, no. Perdonatemi, un attimo. Ah, questo. Oh, salve, arrivederci. Si sa mai che sappia l'ascensore. Ah, porca puttana, dove siamo? Ma che figata! Effettivamente la malattia si sta espandendo per la nave. Questa è una zona che abbiamo già visitato, ma che adesso è tutta infetta. Possiamo aprire tutto, sì, apri tutto. Rapporto sui progressi, capitano Matthews appara con Jordan.
Oh, ma perché questo è il simbolo de... Era di un'idologia pure lui. Perché è per fare il marchio. Esatto. O è una puttanata. Il marchio originale. Figata sta roba. Mica ci ho preso, quindi. Cioè, ne era un altro. L'hanno usato su Aegis. Questi schifi qua sono ammassi di quelle robe. Sono fatti tutti di schifini. Guardate il torace che cerca di camminare. Ma toh! C'era il torace che continuava a camminare. Ma che figata. Quindi sono agglomerati di nemici sti schifi. Troppo tardi. La Valor si dirige verso di te. Pure. Oh. Sì, ma io adesso, ragazzi, vorrei chiedere una cosa. Io da quel che ho capito, voi non siete gli ultimi coglioni circondati. Cioè, io penso che le capsule di salvataggio, un modo per vederci che c'è sta dentro, i rumori che faceva il necromorfo, uno scan. Nel senso, ma metti caso che in una capsula di salvataggio c'è sta un gruppo dei banditi che ve se vuole in culo fortissimo spaziali? Ho capito che sti cosi bisogna tagliargli gli arti, ok. Ma siete in equipaggio contro uno. Isaac, ecco perché te volevi al ruolo in marina, tu, o come cazzo si chiama, avresti fatto il devasto. Se il nucleo energetico della Valor integro, lo recupero e lo installo sulla navetta, ce ne andiamo di qui. Bello Gaisa che continua a essere positivo in tutta sta merda. Hanno appeso i festoni, li hanno accolti con i tavoli pieni di bocce di sangria. Sì sì, cioè, benvenuti. In realtà era un necromorfo che se li voleva fare fortissimo. Cosa diavolo era? Che cazzo vuol dire che cosa diavolo era? Che cazzo è stata affrontata tipo un giorno? T'abbiamo appena detto che è stata assaltata da Chen. Ma perché non, in tutto questo tra l'altro cioè lui non sa che cazzo stiamo affrontando? È un horror degli anni del 2008. Quindi devono essere un po' coglioni tutti quanti. Dai, accettiamolo. Che cazzo è che correva in quel modo? Raga, era velocissimo. L'ha appena tirato un cornetto. Ci mancava soltanto il capo là della nave. Pigliatelo, pigliatelo. Che bello che gli armadietti sono diversi. C'hanno un altro logo sopra perché non è l'Ishimura. Infatti dovevano avere le unità di stasi sulle armature. Quando hanno acceso quelle unità si sono fuse nei loro corpi. Sono delle schegge, Isaac. Attento. Ah, cioè praticamente la stasi gli ha dati i poteri inversi. O perché giustamente essendo militari, giustamente hanno trovato un modo per... Io immagino ci sia una tecnologia come la stasi, puoi sia rallentare le cose che velocizzarne l'entropia. Cioè quindi questi erano tipo super soldati. Porca puttana, se voi vi risvegliate tutti. Comunque è bello che loro hanno proprio armature da combattimento. Cioè noi abbiamo quella un po' più schicci, invece loro proprio da combattimento a combattimento. Siamo assaliti da forze nemiche. I nemici sono alieni. Ripeto, alieni. Però questi sapevano delle cose. Perché non mi sembravano stupidi. Hanno detto sono alieni. Perché magari sono stati mandati dal governo, dalla chiesa, per eliminare le prove di coso? Di Aegis. Per questo c'hanno la bomba atomica. Cioè sono venuti qua con la consapevolezza che dovevano far esplodere tutto. Si dice che abbia recuperato il marchio 3A. Minchia, ma ce ne stanno proprio tanti. Perché loro dicono tanto il puttanaio succede, aspettate che vi chiamano. Ecco perché sono stati così veloci. Obiettivi 1. Mettere il marchio 3 in sicurezza. Chissà come. 2. Se è presente l'infezione, avviare il protocollo di sterilizzazione o Eurydice. Se l'infezione non è presente, avviare il protocollo di contenimento Apollo. Tutto il personale senza eccezioni è tenuto a sottoporsi a esami psicologici completi. Minchia, ma qua sapevano proprio le robe. Cioè, sanno il potenziale del marchio e quindi hanno proprio i protocolli per gestirlo. Ma figata. Ma infatti, scusa, sapete tutte ste cose e aprite una scialuppa di salvataggio che viene dall'Ishimura. Ho studiato il marchio per la chiesa. Non parlo con gli unitologisti. Il pianeta non smetterà finché il marchio non torna. Non andatevene. Stai a vedere. Isaac, io non attaccherei. Hai letto i cioè quella stanza con la stele di Rosetta del marchio, il tizio che parlava con Nicole, sentire puttanate da tutte le persone del circondario, sì, quello che ci interessa, no? Figli di puttana. Ma perché se esplode la merda esplode tutto? Però figata allora che c'è effettivamente. Sì, ma fammi uscire da sto posto pieno di bombe. Dio madonna, continuano a parlare. Isaac, lo senti? È Chen. Eccolo su Rig. Ma l'ho rinchiuso vivo. Chen è morto, lo sai bene. Cazzo, il mio caporale. Chen,
rispondi. Raga, ma che cazzo si è fumato il capitano della nave? L'ha visto dentro l'astronave, trasformato, l'ha attaccata e tutto quanto. Dov'è Chen? Quando uno ha 104 non si può fa nulla. Oh porca puttana, c'è un cazzo di bruto. Puttana, non serve, ma becca. Ormai si brutisi. Il registro munizioni. Non c'era solo la testata. Erano in affetto di guerra. Non era una pattuglia. Sapevano dell'Ishimura. Qualcuno sapeva. Eravamo già morti appena arrivati. Ma comunque il signorino qua dove cazzo è stato nelle ultime ore? Cioè l'hanno veramente ignorato del tutto lui e Daniels? Cioè gli hanno detto vabbè cazzi suoi? Cioè perché questo letteralmente sta leggendo adesso i codex. Ha fatto ma porca puttana ma c'hanno in culo. Cioè sta avendo queste reazioni lui in questo momento. È quel personaggio che per tutto il gioco non legge i codex e poi arriva nella cutscene e fa plot twist. Ci ha messo un po'. Sì sì, e c'ha i suoi tempi. Hakuna Matata. Un'altra avaria. Mette Ishimura in allarme. Qualcuno apre la porta. Che ti ha fatto quella cosa? Portiamolo sulla Kenya. Sparati. Amon. Non l'hai ucciso. Ma cosa cazzo ho appena visto? Ma il capitano era... cioè, aveva veramente la 104. Momento trauma perché... ma che cazzo, davvero? Ma perché? Io, mo, che ne so, mia madre, con tutto l'amore che posso volere per mia madre, se io vedo mia madre che si spezza a metà, si trasforma, gli escono le tibie dalle braccia, c'ha la bocca mezza distrutta, mi vuole ammazzare, cioè io non mi metto a fare, mamma, che cosa stai facendo? Hai preso le pasticche? Cioè... nel senso, avrebbero potuto svecchiarla parecchio, effettivamente. Un peccato. Dagli un po' più senso. Magari che veniva un pelino corrotto dal marchio, quindi lo vedeva normale. E che ne so, sentiva la voce di Chen, non mostro. Qualche roba del genere potevano fare. Invece, Chen, che c'hai? Stai male, un bello di mamma. Si fa coltellare e poi farsi esplodere nel nucleo. Cioè, invece di fare che loro a caso prendevano Chen, magari quel protocollo che noi abbiamo letto effettivamente lo cominciavano a mettere in atto. Cioè, magari mi davi anche dei, per quanto potesse essere, ma non lo so, mi davi anche dei piccoli scontri a tu per tu con delle persone che venivi, che ne so, dici ah cazzo, finalmente degli umani, delle persone normali che non sono trasformate. Ovviamente muoiono come delle stronze perché nella lama al plasma non sono necromorfi e ti sparavano addosso e con compagnia, e da lì poi quindi si trasformavano, succedeva il patatrac. E non ti permettere neanche mai più di strillarmi in faccia, sa? Questo più o meno è lo stesso potere offensivo che ha la ciabatta di vostra madre, ragazzi. Vi spella vivo se vi colpisce con una botta e vi lascia secco sul posto. L'impatto neanche Saitama. Cazzo era quel rumore? Pensi che sono nato ieri? Pensate essere uno di questi alieni del cazzo e far ma me lo inculo. L'ultima cosa che vedi è tipo il final flash di Vegeta. Qua. Non era una sparaghiodi, era un fucile a pompa in miniatura. Ma che tanto chissà che Greven fatti morire mentre sei in stasi. Ancora tu. Ma è il marchio! E va in risonanza con lui. Ma che bello! Però ci sta sfottendo pure a noi. Minchia, è sfottuto tanto. Sente la voce di Chen addirittura. Perché ti riunisci con i morti. Ma che figata sta cosa. Non era una visione del padre morto a letto. Era il padre che gli parlava. Perché diventare uno è riunirsi ai morti. Ma che figata. Isaac, siamo andati, eh. Io te lo dico, Isaac. Qua la testa, boom boom, via. Non c'è più, morta alla mensa. Speravo ci fosse scritto alle docce, ma a quanto pare no. Ragazzi, mi sa che il cartello era sbagliato. Per le docce invece è di qua. Perché è la prima live, Arlo, che bisogna farsi richiudere bottega subito. Sì, ma un text log qua dentro no, vaffanculo. Grazie anche per i 100 bit, Samuel. E che su... Isaac.
Mi sono buggato su una sedia, vaff. Si è arrampicato su una sedia, non scendeva più. Era salito su questo tavolino di merda, non scendeva più. Tanto la schermata di caricamento diventa sempre più sputtanata, che figata. Ma no, ma mi sa che sta roba non si può togliere. È proprio una zona tipo la palude di Dark Souls e basta. Fatta per non farti capire un cazzo, per rallentarti, per avvelenarti a morte e basta. Ma dell'ossigeno? Oh, eccolo! Ma l'Hunter così no. E si tolga dai coglioni. Mi ha chiuso in bagno, ragazzi. Sì, sbrigati, perché io sfiato qua. Rivedendo la live, ragazzi, io ho estrapolato due clip. Ho detto, ma perché così pochi clip? Perché sta zona dovrebbe durare mezz'ora. Ci abbiamo fatto 2 ore la volta scorsa. 2 ore! Oh! Cioè, dobbiamo superare il capitolo 10, ragazzi. Bisogna correre veramente Rush B. Andiamo da save a save. Devo rimanere più attivo possibile, perché così non crasha. Perché a quanto pare anche stare fermi fa crashare il gioco, ragazzi. C'è Isaac! Dai! Dai che devo correre! No, Lilith, non parliamone. Se non ne parli non esiste. Dai che devo correre, figlio di puttana. Non me ne frega un cazzo. Qui rischiamo ogni secondo che crasha il gioco. Sbrigati. Ok, ci sarà un save qua dentro, no? Che tanto hanno dato questa cosa effettivamente durante la scorsa live. Noi sentivamo le voci dei cadaveri. Ci parlavano tutti i cadaveri che stavano in giro. E probabilmente quelle voci erano mandate anche dai necromorfi stessi. Secondo me è quello che vogliono fare i necromorfi. Ti vogliono uccidere perché così ti si riuniscono a te. Stavo dicendo, se Daniels è veramente una traditrice. Lei è venuta proprio qui apposta con Isaac, perché Isaac l'abbiamo letto da tutti i background, i documenti e compagnia. Isaac è estremamente intelligente, come ci ha fatto notare anche Star. Lui prende due oggettini del cazzo, li unisce e ci fa le armi, trasforma la roba, mette manuccio ovunque. Quindi non vorrei che Daniels ha detto sì sì, quella è Nicole, quella sì, è Nicole. Lei vedeva il cazzo di niente in realtà e ci vuole far entrare a contatto con il marchio per farci inculcare le conoscenze per costruirne un altro. Perché se esistono più marchi e questo qua è stato creato dalla chiesa per portarlo qua e testarlo, vuol dire che da qualche parte qualcuno deve sapere come si creano. Ma non credo sia una conoscenza comune, è una roba che ti dà il marchio. Perché soprattutto il marchio, se poi diventa tutto, torna a essere uno, cioè tutti i morti si uniscono, è quella la cosa figa. Perché se tutte le persone che muoiono si immolano lì, vuol dire che la conoscenza, i ricordi e i cazzi e mazzi di tutte le persone si immolano. Ecco perché il marchio ti mostra le visioni, ti mostra le cose che tu dici, oh che figata. Perché basta che muoiono 3-4 persone veramente miei coglioni, persone importanti, persone con conoscenza, persone intelligenti, e questo se va tutto a sommare insieme. È quella la roba, non è che c'hai le visioni e che là in mezzo ci stanno miliardi e miliardi di persone morte, non è aveva visione e che sai tutto perché sai tutto. Recupera il marchio. Ah, cioè proprio lo prendiamo, tipo lo portiamo a spasso. Oh, è vero, è scritto nella lingua del marchio. Come uccidi il cacciatore? Come lo uccido? È immortale. Uccidi il cacciatore e devo spedirlo via. Scusa, ma devo sprecare un'astronave per il cacciatore? Ma stai a far serio? Ah, no! Ok, capito. Venghi, venghi, signore, venghino. Ancora! Vado alla stiva. Contatta il ring di Nicole e dille dove andare. Ci penso io. Grazie. Minchia Daniels, quanto sei finta. Io spero che Isaac alla fine si spara un colpo in fronte. Spoiler, no. Però che cazzo, ma come fa a tornare a casa quest'uomo? Che tra l'altro, per curiosità, mi sono messo a tradurre un muro che ho visto in un frame della live con l'alfabeto e c'era scritto rendici di nuovo uno, scritto con il linguaggio loro, bellissimo. Quello sicuramente, però si doveva ammazzare, perché tanto io lo so che il finale è lui con il sorrisetto da matto in culo. Ah, minchia, siamo tornati proprio qua. Madonna, che belle ste cose esteticamente. Non preoccuparti, Amelia. Loro capiscono. Oh, Cristo. Madonna, che roba strana che c'è qualcuno a fianco che parla con un morto. Le sicure sono ancora attive. Devo ripristinare la gravità per caricarlo. Che se sta ancula a sangue. Isaac, rispondi, sono Nicole. Dove sei?
nella sala comando. E il bello è che la follia di Isaac l'ha salvato. Perché se questa è veramente una visione, effettivamente la conoscenza che ti dà, le visioni che ti dà il marchio, hanno parato il culo Isaac. Però ok, non è, cioè ne hanno trovato uno sulla terra, però che non era attivo. Cioè ci hanno fatto semplicemente il culto sopra tutte le cose, l'hanno studiato, analizzato, e tramite quelle informazioni ce ne hanno creato un altro che è stato portato 100 anni fa qui su Aegis. E questo si ricollega alla cosa che mi avevate detto, che c'era la serie TV, il fumetto, ma non mi ricordo, che quindi era ambientato 100 anni fa magari, e hanno, cioè l'hanno messo qua tipo a test. Però minchia, 100 anni sono tanti. Puoi richiamare la navetta e pilotarla da remoto. Recupera il marchio e lo riporteremo su Aegis 7. Cioè io posso letteralmente fare col tastierino, pop, ritorno a casa. Rendici uno. Cioè manca soltanto che il prossimo audio mi fa: sei te sgozzo appena te vedo, sei. E abbiamo fatto. C'è un cazzo di bruto potenziato. Pezzo di merda. Però bello, perché non l'hanno fatto proprio per tutto il gioco? Perché questi sono evoluti, sono molto tipo nello stadio finale. Perché questo non è un bruto normale, c'ha tutta le ossa sopra rotte. Che figata, cazzo. Io ho capito che dobbiamo portare sto figa di marchio, ma madonna, dai lama, che cazzo, è un'ora che stiamo portando il bambino a passeggio col passeggino. Ma col cazzo che ci ho metto? Ma siamo davanti all'ascesa di Cristo. Sì, stavano vedendo che cazzo poteva essenzialmente creare il marchio, quali cose si trasformavano e così via. Dai che siamo arrivati, Dio Cristo. No, Isaac, non c'è alcun rimedio. Lasciala andare, Daniels. Lasciare chi? Non capisci che è un'illusione. Comandare, il carico delle trivellazioni sta per cadere. Ti ho dato l'opportunità di ragionare, Isaac. Ma se sei ancora cieco, ti aiuterò. Un'ultima volta. Collegamento riga tirato. Questa volta osserva fino alla fine. Ah, è il video d'inizio gioco. Se stava ammazzare. Ci ho preso. Scusate. Però figata. Ok, ci aveva senso come poter interagire con la roba fisica, perché noi ci vedevamo a vicenda come volevamo vederci. Era il marchio che ci usava entrambi per fare le robe. Bello, bello, bello. Quindi questa roba nell'originale era differente. Perché prima, quindi, che era? Era tipo che poppava via e basta? Cioè faceva puff e via. Ah, ok, era proprio un, dice, guardala per bene, e poi spariva. L'hanno modificato probabilmente, Fiorella, per renderlo più sensato. Che ecco perché infatti molte volte quando dicevo delle robe mi dicevate: no, guarda, bro, non è così, o eravate confusi perché neanche voi lo sapevate di sta modifica. Era per quello essenzialmente. Però meglio, figata. Si va, ragazzi, siete pronti? Credo che qua dietro ci sia il boss finale, brutalmente. Daniels corri come una rincoglionita, va tutti. E Daniels mi sa che non sopravvive. 1, 2, 3 stella. Bene. E... cosa c'è là per terra? Madò. Ma che bello. Oh, questi esplodono. Ma quante cariche di stasi? Ma che cazzo servono tutte queste cariche di stasi? Comunque sti mostroni in sti giochi non si tolgono mai dalla testa, eh. Isaac comunque è un toro, eh. Continua a dirla sta cosa. Ehi, è la sburicchia. No, è acido nucleare. Però bella come boss fight, che figata. Semplice, per carità, eh. Un'altra volta. E ci sei fissato. Che devo fa? Becca. Minchia, l'hai ucciso. Ma no, ma questa è solo una parte dell'unicamente. Ok.
Ok, abbiamo lasciato il marchio là. Mi sa che il marchio si è rotto. Sei un po' ammaccato, ragazzi. Giusto un pelo. Perché c'hai Nicole a fianco? Beh, non era col sorrisetto sadico come avevo detto, però poco ci manca. Schizzato. È rimasto pazzo. Ma io infatti una cosa, magari è una cazzata mia, ma io ho sempre visto l'elmo di Isaac molto come la sua sanità mentale. Cioè il togliersi l'elmo mi sa tantissimo di... È partito, è andato. È rimasto anche nella sua ignoranza, perché ha riaperto il video solo nei primi 10 secondi e l'ha richiuso. Quindi per lui lei c'è, lei è lì. Tanto adesso ci vediamo il finale segreto e il finale anche d'originale, ragazzi, non vi preoccupate. Lin Shimura really was a great ship. Yeah. We were lucky to see her in her prime. Are we going home, Isaac? There's so much work to do. Soon, I promise. Gotta build a little something first. For me? What is it? It's a surprise, sweetie. Che figo. Minchia, ci sta il finale col sorrisetto. C'è il finale col sorrisetto con lui schizzato. E l'elmo è la sanità mentale di Isaac. Ma davvero? Ma figata. C'è la gente che ha detto che Dead Space Remake è uguale all'originale. Ma che cazzo vi siete fumati, per Dio? Questa però di regia è uguale, è identica, sta cosa è figa. Anche qua che si toglie il casco. Madonna quanto differente Isaac nell'originale. Porca puttana. I wish I could talk to you. I'm sorry. Era un jumpscare, però te lo fa intendere. Però boh, bello. Abbiamo finito Dead Space 1.